Raccontaci, Ross, dove stiamo andando? Siamo nelle Shimba Hills, stiamo andando in una scuola meravigliosa, poco frequentata dal turismo di massa. Dal turismo di massa, e speriamo di dare una mano. Anzi, la daremo, ne siamo sicuri al 100%. In che modo daremo la mano? Guardandoli. Guardandoli e basta. Sorridendo. No. Ah, sorridendo tu dai una mano? Sì. No, cos'altro facciamo oggi? Insegnando loro, dai. Cos'è che gli insegniamo? Ma gli portiamo un po' di roba. Che cosa gli portiamo? Gli portiamo 50 books, 100 bands. Wow, 150. 150, perché qui siamo quaderni, penne, gomme, poi cosa abbiamo bene? Many colors. C'è un sacco di pennarelli. 70 gomme. Questi. Ah, facci vedere. Le matite. Che bello. Anch'io le volevo quelle matite. Ma che non sono? Pennarelli. Questi li avete portati dall'Italia? Sì. Andiamo. Quanto pesava la valigia? E poi ho portato della carta di cotone, di tipo cartonata. E a che serve? Ci possono fare le marionette. Ma non guardare bene, guarda la telecamera. No, io no. Mi imbarazzo troppo. Sì, anch'io non sono adatto. Ma invece sei molto fotogenica. Da morire. Da morire. Siete contenti di questa gita? Molto contenti. E perché siete contenti? Perché l'abbiamo voluta, ci siamo alzati prestissimo. Siete anche arrivati un po' in ritardo? No! Quarto d'ora, pole pole! Non sei abituata ai ritardi nostri? No, no, guarda, anch'io qua ho il Kenyan Time. Ma una matata? Qualcos'altro? Ditemi qualcosa sulla vostra vacanza. Come sta andando? Vabbè. Chi avete conosciuto? Come vi trovate in albergo? Che cosa volevate dall'albergo? E che cosa volete fare da questa domenica? L'albergo è bellissimo, è situato in una Come si chiama il vostro albergo? Latin Reef. Ah. Roberta non lo mandi in onda prima di partire. Certo che lo mandi in onda. Non prima di partire. No, l'albergo è in una zona bellissima, vero? Ci sono scimmie, babbuine, bellissimo. La gente che nota è splendida, la gente che gestisce l'albergo secondo me meno. Ma chi non ti piace dell'albergo? No, chi? Le regole. Dimmi. No, vabbè, no, i cognomi non li so. No, non è la gestione dell'albergo è la persona. No, no, la gestione dell'albergo è che percepisci che è rigida troppo. Quando mi dice sì, there's one elephant, I want to see it. Ok. Even me, I want to see the elephant. Call with the phone. Where is the elephant? Stiamo aspettando l'elefante. È la gestione orientata verso un turismo tedesco e quadrato, quindi rigido. La sera, rigido. La sera non puoi giocare a ping pong, a biliardo. Ma tu dalla tua vacanza volevi un villaggio dove potessi giocare a ping pong la sera? No, è un complemento, va benissimo così. Siamo felici così. Va bene così. Ammazzare il tempo. No, quello che non è giusto è il divieto. Il divieto. La libertà è poter scegliere. Poi da solo, se io in vacanza voglio conoscere gente, altri, però da avere la libertà di giocare quando volete, insomma. Comunque di dei bambini. Noi non vogliamo. Cerchiamo gente per giocare a più. Pubblicità, Sparkman! Le tue sigarette in Kenya! No, ma comunque non è che ci mancava il biliardo, no, però neanche il letto vuoto, no? A me non piace quando le persone prova si obbligano. Ma ti fa male l'orecchio? Perché? No. Beh, sai cosa? Ogni albergo ha le sue regole. A parte il fatto che diciamo non sono che ogni albergo sceglie per il turismo, magari. Non sono scritto a nessuna parte, quindi te non mi ma non c'è uno spagnolo, non c'è un portoghese, come mai? Come non mai? Perché scritto. Magari non vogliono venire in vacanza al Papillon Lagoon. Magari sono negli altri alberghi, magari le agenzie spagnole hanno convenzioni con altri alberghi e non con il Papillon Lagoon. Piuttosto che andare su African Explorer, che è italiano, è italiana come agenzia, vanno su uno sito spagnolo e prenotano con altri alberghi. L'hai ridata una spagna. Ecco, no, la ti fa piacere.
Okay. La zona più bella, meravigliosa, quindi la natura dà un valore aggiunto. La parte tecnica dell'albergo è perfetta perché la pulizia, cioè ciò che un hotel dovrebbe avere lo ha. L'aria, sai che è un'aria un attimino, che il timore i ragazzi che lavorano uno alla volta sono tutti così, cioè, sono rigidi, non ma perché con te. Cioè, ma non è colpa loro, cioè magari è un'imposizione, perché alcuni di loro hanno addirittura perso il lavoro perché hanno dato troppa confidenza ai turisti. Lo trovo giusto. Un mio amico ha perso il lavoro perché mi faceva entrare di nascosto in albergo. Vabbè, questo non si può fare, sai, io comunque chiedevo il permesso, lui mi faceva entrare. Non mi facevano entrare semplicemente per il fatto che è successo con la proprietaria, se no altri turisti tu lo vedi che possono entrare. A me ha dato noia questo, a noi penso ci piace il contatto con la gente del posto, che si a chiacchierare, cioè, e io li vedo molto tesi, molto rigidi. Non ti viene tutto mosso? Sì. Cazzo, bello! Che cosa bello? Cos'è che guardate? Stoppo! Vai Mario, non puoi scendere. Ma stai male? Nice, play. Questa è una pausa. Sì, a posto. Mario, le sai fare? La puoi fare? Tieni. Ci riesci? E allora a me ha dato noia vedere che poverini cercavano di parlarmi, di comunicare guardandosi intorno terrorizzati. A me questo non piace. Va bene. No, perché non l'hai mai trovato perché da non è, perché nessun paese già, nemmeno nei paesi tipo India, tipo sgradevole. Questo mi dispiace tanto. Sì. No, ma vabbè, e com'è ora, invece il contatto con la gente locale fuori dall'albergo? Tutto bello. Chi avete conosciuto? Lui chi? Questo signore che è qua davanti? Yes. Dici qualcosa? Matata. Tell us something about this trip. It's nice. Okay, we're gonna see the village. Is it far from here? It's around 20 kilometers from here. 20 kilometers, how many minutes? Maybe we drive slowly because of the road. Yeah, I know, because so the road is very... 40 minutes. 40 minutes, okay. Yeah. Tell me about something about the school. The school is a nursery school. Yeah. And I'm the founder of the school. Yeah. What I do is when I get my, after my business, I find it's good to make a local sponsorship. Yeah. To assist the local community, which is not capable of maybe building the school for them, the smaller children. Something else. So it's a pleasure. I am with you. With me? As good friends. And I hope you will see the project I have for the local community. Something else. And I highly hope that we shall work together as a team. Yeah, we try. To bring progress in the local, in the rural area. Okay, thank you. Yeah, I hope you shall enjoy it. Thank you, thank you. I mean, in our village, the staple food is maize meal. Mm-hmm. That's why you see a lot of maize. Oh, okay. Because it's the only food we have. Yeah. Yeah. They make ugali with this. They make ugali with maize. But what do they eat every day? Only ugali. Ugali and maybe dry fish, maybe beef. Sometimes they make chapati with the chapati. Beans, yes. Yeah. And rice also. But rice and chapati is not every day. Not every day? Yeah, it's maybe once or twice in a week. But every day is ugali with green vegetable, with dry fish, maybe beef. Okay.